Buongiorno a tutti, da Fabrizio Bertuzzi, bentrovati, Guerin Sportivo, una risposta per te. Continuiamo a rispondere alla domanda di Luca che mi chiedeva quali erano i giocatori più interessanti che stavano arrivando o che dovrebbero arrivare nel mercato 2013-2014. Beh, diciamo che la Roma continua ad essere una squadra piuttosto interessante per quanto riguarda lo scouting e per quanto riguarda gli acquisti. Alcuni giocatori sono già arrivati e altri sembra che stiano per arrivare. Uno di questi, uno dei quali si sta facendo il nome in maniera esistente e che già in passato era stato avvicinato a qualche squadra italiana, precisamente il Bologna, è Gonzalo Bueno. Gonzalo Bueno, detto il Zorrito, la Volpe, proprio per la sua incedere da furetto, proprio rapido, scattante, furbo. È un giocatore uruguagio di passaporto italiano, nato nel gennaio del 1993, quindi molto giovane. Di professione fa l'ala sinistra, anche se nell'ultimo anno il nuovo allenatore del Nacional Montevideo, squadra da dove milita e che l'anno scorso ha visto vincitore del campionato, l'ha riconvertito come attaccante puro secondo punta. A me piace più Gonzalo Bueno come ala, perché come ala sinistra lui mancino, si esprime maggiormente grazie alla sua velocità, grazie al suo dribbling, grazie alla sua grande capacità di contropiede e grazie al suo controllo in movimento, che è proprio la caratteristica di Gonzalo. In questo ruolo lui alla sinistra e Recoba alla destra nel Nacional Montevideo diede lo spettacolo, in quella squadra c'era anche il mitico Facundo Piris, il regista di centrocampo che le squadre italiane si sono lasciato scappare, adesso è andato in Russia, mi sembra Facundo. Però Gonzalo in quella già diciottenne, solo diciottenne, fece un grande campionato e proprio questa sua capacità di controllo in movimento, di cross, di rendersi veloce sull'out e sempre pronto nella superiorità numerica, aveva anche scomodato qualche paragone pesante, perché il grande Carmine Longo mi diceva che gli ricordava nei movimenti un po' Giggs. Insomma, senza scomodare questi grandi santoni del calcio, come il grande Ryan, però il Gonzalo Bueno in versione ala mi gustava assai. In versione seconda punta, prima punta, molto meno. Infatti nel sudamericano Under 20 e nel mondiale Under 20 ha fatto anche panca, perché benché abbia fatto qualche gol, soprattutto nel sudamericano Under 20, nel mondiale Under 20 ha fatto solo un gol, ma soprattutto è stato poco il minutaggio, quindi quando sentite grande, spettacolare mondiale Under 20 di Gonzalo Bueno, non è vero, perché faceva panca, il titolare era Nico Lopez e De Arrascheta e Gonzalo Bueno ha giocato ben poco, qualche volta 18 minuti, qualche volta mai, qualche volta 30-40 minuti. Proprio perché secondo me, a mio modesto avviso, ha patito questo cambio di ruolo e non vorrei che ne andasse a mitigare quelle che sono le sue prerogative principali che abbiamo più volte sottolineato. Però non dobbiamo neanche dimenticare che Gonzalo Bueno ha un'altra caratteristica importante, che è la capacità di finalizzazione. L'ha fatta vedere anche nelle poche volte che è stato impiegato sia nel sub-20 che nel mondiale under-20, ultimo vinto dalla Francia. Ha un po' di questa furbizia, il Zorrito, proprio il cucciolo di Volpe, lo dice, si presume dal suo soprannome, ha questa capacità di opportunismo, diciamo così. Quindi magari il percorso sarà un po' più lungo, però potrà forse un domani diventare anche un ottimo centravanti d'area o seconda punta. Qualora venisse preso dalla Roma, come mi auguro, perché voglio dire, nel campionato italiano ha un po' sete di questi giovani talenti e quindi spero che possa calcare i nostri campi, sappiano i tifosi che si troveranno di fronte a un giocatore ancora nella fase sua dell'evoluzione, ma che magari è auspicabile possa giocare in più ruoli, ossia quindi esterno d'attacco sulla fascia sinistra e seconda punta, prima punta mi augurerei di no.
spero per lui che impari ad usare un po' di più il destro, perché in Italia non puoi giocare solo con un piede a meno che non ti chiami Diego Armando Maradona, e migliori la sua prestazione nell'arco dei 90 minuti, ancora un po' scostante, cioè è un po' denso nell'inizio della partita e un po' si perde nella fase finale. Ecco, con questo quadro su El Zorrito, Gonzalo Bueno, gennaio 1993, nuovo talento della National Montevideo e mi auguro prossimo attaccante della Roma, per oggi abbiamo finito. Fabrizio Bertuzzi, una risposta per te, Guerri Sportivo.